Alle 19 in punto le luci della città si sono spente e il silenzio ha pervaso l'intera piazza 20 settembre. Più di 500 candele hanno brillato per ricordare e rendere omaggio ad una splendida farfalla bianca, Benedetta Vitali. Farfalla bianca, come quella canzone che il cantante Ultimo le dedicò ad uno dei suoi concerti. Si posa una farfalla sulla spalla. Oggi mi siedo e resto ad ascoltarla. Poi dice che non è più tempo di parlare, che poi domani è un'altra vita da incontrare. Così Fano ha ricordato ieri la giovane vittima nel primo anniversario della strage di Corinaldo, un momento molto emozionante, coordinato dalle amiche di Benedetta, che hanno organizzato insieme all'amministrazione comunale e alla famiglia Vitali l'iniziativa Ciao Benny, insieme per te. Dopo un momento di danza di 8 farfalle bianche all'interno di un cerchio con migliaia di persone, il fratello Francesco ha ricordato la gioia della sorellina per l'attesa di quel concerto tanto desiderato e l'inizio di un dolore senza fine. Un anno dal giorno più brutto della nostra vita, che non sentiamo più la voce della nostra Benny. Un anno fa ci trovavamo di fronte a questo orrore, un qualcosa di inspiegabile, impensabile e ancora inconcepibile, dal momento che 5 adolescenti e una giovane mamma hanno perso la vita dentro una discoteca. Un cambiamento triste che si è portato e si sta portando dietro tante conseguenze dolorose. Le cose che mi sono rimaste in mente in maniera più marcata, forse quelle da cui sono ripartito, riguardano proprio i miei genitori. Dopo aver comunicato a mia mamma la tragica notizia, lei mi disse: Francesco, non ce la faremo ad andare avanti. Ho preso questi pensieri, queste parole, come la sfida più grande della mia vita. E la prima cosa che mi sono detto: adesso dobbiamo ricominciare e dobbiamo farlo soprattutto per lei. Grazie per avermi fatto diventare un ragazzo maturo, grazie per aver contribuito alla mia crescita. Mi auguro di averti lasciato qualche cosa anche io. Grazie per tutto, sorellina mia. Un'amica invece ha intonato al cielo il suo canto per Benny prima che prendessero il volo decine di palloncini bianchi tra gli applausi della gente. L'iniziativa, fortemente voluta dalla famiglia, per riconoscenza nei confronti della città, per la vicinanza dimostrata nei momenti di dolore. È stata molto emozionante per noi familiari, ma l'unica cosa che dobbiamo fare è dire grazie a questa città che ci è stata vicino fin da subito e sta continuando a farlo tuttora. Dentro, in quel posto, dentro me.